Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Oggi siamo in navigazione sulla draga di Luca Guolo, un armatore che appunto gestisce una serie di draghe sia in Emilia-Romagna che in Veneto, per capire le potenzialità che avrebbe una via d'acqua per decongestionare sicuramente le nostre strade, in particolar modo la via Romea, capire anche le criticità che questo comporterebbe. Siamo affiancati su questo viaggio anche dall'ingegnere Thomas Girello, ingegnere navale, che ci darà qualche spiegazione ulteriore. Stiamo navigando sul Po di Brondolo in direzione Chioggia, ma non potremo mai arrivarci perché abbiamo degli ostacoli che prima non c'erano con le imbarcazioni di piccolo cabotaggio. Adesso che un po' tutto si è sviluppato, le barche sono più grandi, non a caso sono state fatte le due conche di navigazione Cavarnella d'Adige, destra e sinistra, però ci fermiamo perché i ponti, il ponte stradale Loreo Rosolina e quello ferroviario, che è la linea Adria-Loreo-Chioggia, sono troppo bassi e quindi cosa succede? Si interrompe quello che è il commercio e la navigazione tra Chioggia, il porto di Chioggia e Donada, Ponte Fornaci. In questo punto il problema è davanti a noi. Abbiamo prima un ponte stradale, come ha detto Luca prima, e successivamente l'ostacolo maggiore, che è quel ponte ferroviario là in fondo. Allora, qual è il problema? Che la draga sopra la quale stiamo ha un ingombro in altezza dal pelo d'acqua che è superiore ai 5 metri. Potremmo forse passare sotto quel ponte stradale lì con qualche difficoltà, abbattendo l'albero che va oltre i 5 metri, l'albero portafanali, ma ci dovremo fermare per gioco forza quando arriveremo vicino a quel ponte che ha un tirante d'aria, ovvero ha una quota di passaggio tra il pelo d'acqua e la parte inferiore del ponte stesso, che è di 4 metri e mezzo a medio mare, ovvero quando la marea è appunto sul medio mare. E questo è un ostacolo insormontabile, parecchie barche non possono passare di qua e devono per forza, se da Chioggia voglio venire a Portoviro, entrare per Porto Levante, che non è una cosa facile per le barche, le imbarcazioni di navigazione interna, perché devono chiedere permessi alla capitaneria, che portano via sempre tempo e soprattutto soldi. Tutto qua. Allora, questo ostacolo qua è un po' insormontabile perché il ponte è in calcestruzzo, in cemento armato, quindi quello è, quello rimane. Ha un tirante d'aria, come possiamo leggere da fianco, di 7 metri, leggermente superiore ai 7 metri, ma a medio mare. Ad esempio oggi c'è già un po' di difficoltà perché siamo in alta marea, quindi la barca è costretta a fermarsi. Davanti la soluzione c'è. Quel ponte lì è stato costruito 60 anni fa circa, poco più, poco meno, ed è predisposto, è un ponte ferroviario, è predisposto per essere alzato quando passano le imbarcazioni sotto. E quel ponte lì, diceva appunto, una volta che viene adattato con dei vericelli e strutture particolari, può alzarsi tranquillamente fino alla quota necessaria per il passaggio delle imbarcazioni. È un lavoro molto molto meno oneroso rispetto a costruire un ponte nuovo, però a tutt'oggi, nonostante le continue sollecitazioni anche e soprattutto di personale che opera nella navigazione interna, soprattutto barche passeggeri, ma anche barche commerciali, quelle poche ormai rimaste di barche commerciali, ancora non è stato fatto. Per superare l'ostacolo del ponte ferroviario, stime di qualche anno fa parlavano di cifre che non superavano i 2 milioni di euro, quindi che si mantenevano sul 1,5 milioni circa. Consideriamo qualche aumento, qualche sostanziale aumento, ma poco sopra i 2 milioni di euro si sistema il ponte ferroviario e lo si rende agibile per la navigazione interna, potendolo alzare, ecco questo. La formazione del ponte permetterebbe la navigazione per imbarcazioni di classe quinta europea, che sono imbarcazioni che hanno un pescaggio di 3 metri e mezzo, una lunghezza di 105 metri, quindi perfettamente adatte per le nuove conche di navigazione costruite sul Po di Brondolo. Dopo questo viaggio, Luca, cosa possiamo dire in particolare e quali sono le criticità secondo te che potrebbero essere superate? Le problematiche sono i bassi fondali che andrebbero dragati e con la sabbia si potrebbe usarla per le costruzioni come si è sempre fatto, e poi i ponti, riuscire a trovare un sistema, non un sistema, ci sono i sistemi, bisogna investire nell'abbattimento di ponti molto vecchi e costruire strutture che possano essere levatoi, la linea diretta verso le varie strutture portuali che esistono lungo il Tartaro, Fissero, Canal Bianco, che è un progetto molto vecchio.